Ecco, ci troviamo con Cristiana Specchia, presidente del Portogruaro Calcio SRL. In questo momento il Mechia è vuoto, non si sa bene chi giocherà a parte il Venezia, Venezia. che comunque mi sembra che la manutenzione Stiamo dello facendo la stadio. manutenzione, stiamo mettendo tutto a posto, infatti se uno vuole andare a controllare il prato è meglio di quando abbiamo giocato noi l'ultima partita dei playout. E niente, noi sicuramente giocheremo al Mecchia, ho iscritto la squadra dei Pulcini. E niente, sono dispiaciuta perché è normale, mi farebbe piacere che la prima squadra del Portogruaro, che è questa promozione che è nata adesso, invece di giocare a Lugugnana, venga a giocare da noi al Mecchia. Infatti ci tenevo a dirlo perché anche sui giornali alcuni pensano, scrivono che è colpa nostra che non vogliamo andare via da qui, invece non è vero perché le porte della sede e del Mecchia sono aperte a tutti. Allora, facciamo ben chiarezza su questo punto che è importantissimo. Allora, voi la convenzione la state Sì, rispettando, stiamo ad pagando. agosto ci sarà la rata che voi pagherete perché manca ancora qualche giorno a Sì. fine del mese. Sì, oggi ho fatto il pagamento della rata ultima che si Cioè, doveva perciò voi pagare. insomma da un punto di vista di rispetto della convenzione, dello statuto, degli Stiamo rispettando. accordi siete a posto. Giovedì alle Faremo. 20:30 ci sarà una presentazione della vostra scuola Presenterò la nostra scuola calcio. calcio, che però è una scuola calcio, ma in realtà è anche il campionato che io comunque farò dei pulcini, che inizia poi, dovrebbe iniziare l'ultima domenica di settembre e o la prima domenica di ottobre, è ancora da Sì, ho stabilire. capito Certo. Davide, però Voi ormai non ho comunicato a nessuno che quello che siete sì disponibili per far entrare il Portogruaro Calcio ASD? Chiaramente sarà un po' da rivedere perché di spese ce ne sono molte. La disponibilità, anche quella è molta. Sì, no, c'è disponibilità le porte qua sono aperte tranquillamente, poi là c'è da mettersi d'accordo, sì, anche perché secondo me va rivista, forse l'aspetto economico va rivisto perché comunque noi avevamo cioè un canone da pagare per una squadra che era iscritta a un campionato di Lega Pro, naturalmente adesso credo che sia un po' da diminuire, ma comunque quello non è cioè, è Sì, tutto da io sono vedere. andato di nuovo su questo argomento qua perché in pratica aggiustare un po', fra virgolette, la convenzione penso che sia un passo quasi Sì, obbligato. è naturale che se deve, non so se il comune lo voglia fare, ma sicuramente se la vuole lasciare così io sono pronta anche a pagare quanto c'è scritto, non è che vengo meno No, ma al mio. poi è da chiedersi se la nuova società, visto che si parla molto di volontariato, non so se abbia le risorse per giocare e mantenere il Mechia come state facendo voi. Qua io ci metto un punto di Sicuramente domanda. ci vogliono tanti soldi e comunque le strutture. Normale, noi anche la macchina per tagliare il prato ce l'avevamo, quindi è una cosa nostra e possiamo permetterci ancora di averla. Se uno se la deve comprare da capo, sicuramente i soldi poi da spendere, cioè ci sarà molto più da spendere di quanto già non spendiamo noi ogni giorno. Anche la manodopera è tanta ed è da pagare ogni giorno. Noi adesso abbiamo messo a posto lo stadio, ci sono voluti almeno 5-6 persone che hanno lavorato, tutti sono tanti Sono tutti i soldi. costi, Sì, insomma. sono tanti, i costi sono Allora, tanti. diciamo che il Venezia sembrerebbe che giochi qua fino ad almeno Dovrebbe, novembre, no, all'inizio. io sinceramente di notizie certe ho le partite di settembre. Non so però come sono messi là, hanno dei Sembra. problemi. Ho letto dai giornali, poi io non è che so tante cose, stanno facendo i salti mortali per mettersi a posto e andare a giocare come giusto che sia in casa loro, anche per il loro pubblico e i loro tifosi. Però di notizie certe, sicuro almeno un mese se lo fa da noi, in casa Ho nostra. fatto questa domanda perché qualora il Portogruaro Calcio SD dovesse giocare qua, ci si ritrova a Si dover dovrebbero mettere d'accordo come giornate, non lo so quello lì che la questione di Lega perché di ci sono Lega. calendari già Sì, fatti e un po' da. sicuramente
chi siccome il Portogruaro, la nuova società, ha messo come campo Lugugnana, credo che non avendo messo il nostro stadio, hanno dato priorità a dare la domenica, quello che stia. Perciò sarebbe una cosa però temporanea. Però è anche vero che le partite adesso, la Lega Pro obbliga, le prime due partite saranno in serali, cioè serali, quindi non sarebbe di giorno ma di sera, e poi ci dovrebbe essere una che addirittura è un anticipo che dovrebbe essere di venerdì. Quindi il problema in questo senso non ci sarebbe, anche se non si può giocare, cioè comunque lo stadio deve stare a posto, non potrebbero giocare la domenica entrambe le squadre, questo è sicuro. E un'altra domanda, visto che anche il Portogruaro ASD hanno delle squadre giovanili, queste qua penso che già adesso hanno i loro campi, ma giocherebbero qualora la prima squadra gioca al Mechi anche loro qui? Io questo non lo so, è da questo vedere. Secondo me sarebbe da vedere e da metterci d'accordo, perché potremmo tranquillamente convivere, però è tutta una questione, bisogna parlare. Io sono disposta a fare un incontro, a mettermi d'accordo, loro non lo so, aspetto. Ok, allora io ringrazio Cristiana Specchia, adesso avendo fatto questa puntata qui in sede in via Stadio 3, in cui figura anche ancora sede di Io Portogruaro, di cui Tarlà è vicepresidente, però è anche presidente della nuova società del Portogruaro Calcio. Io andrò domani a chiedere anche a lui, come sto facendo a lei, il punto della situazione e se hanno la volontà di venire a giocare al Mechia, perché una squadra di Portogruaro che non gioca al Mechia, per conto mio, non è il vero Portogruaro. La ringrazio.